Oltre alla lettura di Marguerite Hack, era rimasto in attesa di completarsi anche la versione integrale della conferenza di presentazione della Escape Room Marte, avvenuta alla Milano Games Week del 2022. Quindi, con decisamente colpevole ritardo, recupero il video. Ovviamente, visto che è un video piuttosto lungo, e adesso che vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Inoltre, in descrizione andrò a mettere anche un po' dei video che ho realizzato con lo spazio bianco per quell'edizione di Milano Games Week and Cartoonics. Buona visione! Invece di raccontarvi esattamente quello che mi ha chiesto Luca, volevo puntare più sulla caratteristica che può essere mia oggi, cioè il fatto che sono il più anziano fra di voi sicuramente e forse addirittura di tutto il padiglione, ok, qui sono il più anziano, poi volevo farvi vivere una cosa che voi non avete sicuramente vissuto, cioè che cosa vuol dire trovarsi di fronte a un oggetto digitale in un mondo completamente analogico. Perché voi siete tutti nativi digitali o super. Allora vi racconto la mia esperienza. 1977, io purtroppo ero già nato e avevo anche già una certa età. Televisore in bianco e nero, CRT, tubo catodico, canali che si cambiavano, totom, tatatam, quelle cose, altro che telecomando. Arriva a casa mio padre con una scatoletta. L'apriamo, tiro fuori, questa cosa me la sono ricordata l'altro sera, è vera, eh? E c'è dentro un oggetto di plastica bicolore, crema e marrone, già i colori non è che proprio invitassero questa cosa, rettangolo, con delle levette, dei pulsanti, cioè, presa di corrente, attacchiamo, si accende, bello, bello, miracolo, si stacca il cavo dell'antenna della televisione, si prende questo cavetto che esce dal di dietro di questa console e la mettiamo dentro nel televisore, accendiamo quelle robe lì, accendiamo, stacchiamo dalla console miracolo, no, la quale puoi staccare delle cose, c'erano due manopoline, due rotelline, non so, all'epoca non avrei saputo come chiamarle esattamente come adesso peraltro, cioè delle rotelline che uno poteva tenere in mano. Si accendeva tutto, pam, magia. Lì partiva la magia per un ragazzino che era abituato a vedere la televisione in bianco e nero, sul tubo catodico, dove quello che si vedeva era quello che si vedeva. Io girando quella roba lì facevo accadere delle cose sul televisore. Cioè voi capite la roba? Cioè immaginatevi sei giochi, mi sembra, io potevo interagire con un mondo completamente nuovo. Sono sempre stato videogiocatore da che mi ricordo, perché quando eravamo piccoli a scuola nel 1995-96 ero alle elementari, prima elementare, e mi hanno fatto provare Wolf 3D in prima e seconda elementare, che oggi sarebbe strano, però all'epoca i bambini devono pure imparare a sparare i nazisti a un certo punto della loro vita, tanto male che sia alle elementari. Però Wolf 3D fu incredibile, all'epoca era solo su DOS, per cui dovevi fare di scrivere tutte le istruzioni, quindi non bastava cliccare su un'icona, e quindi era un modo per noi per insegnarci parti di informatica. A sparare e a fare coding. Sì, una delle due, potevi fare programmatore o serial killer. Ha funzionato, non sono diventato programmatore, ma ho fatto poi dopo le superiori, ho fatto l'ITIS, ho fatto programmazione informatica e ho continuato a giocare a videogiochi sempre, continuo a giocare tuttora, tuttora adoro il mondo dei videogiochi, penso che sia una delle arti più affascinanti, più sottovalutate ancora, perché viviamo all'alba di quando i videogiochi finalmente iniziano a prendere possesso di questo nuovo linguaggio, perché all'inizio hanno provato un po' a essere cinema, quando hanno avuto abbastanza soldi, e erano più rari i casi di prodotti che erano veramente in grado di sfruttare il mezzo per creare qualcosa di unico. Se devo nominare due esperienze ludiche che amo tanto, tre.
Una è Half-Life, il primo gioco con una storia lunghissima, espansa su vari livelli, in cui il protagonista è un fisico, che è un giovane dottorando che fa il fisico in un acceleratore di particelle, salva il mondo con fondamentalmente un piede di porco, che è in dotazione a tutti i fisici. E il secondo è Silent Hill 2, che è uno dei giochi più introspettivi, più profondi, più variegati che ho conosciuto, e ora esce il remake, ma giocate l'originale perché è veramente bello, con i limiti dell'epoca per cui hanno cercato di usare la nebbia per andare avanti. E il terzo è Papers, Please, che in cui giochi nel ruolo di qualcuno che è alla frontiera, è alla dogana, e devi, le persone passano e tu devi decidere se farli entrare o no nel paese, e tu devi valutare i loro requisiti burocratici, appunto papers da lì, e in base alle tue decisioni puoi salvare o portare alla morte intere famiglie, soltanto che tu hai anche la tua di famiglia, quindi in base alle decisioni che prendi tu devi valutare la situazione nel tuo paese dispotico, terribile, dittatoriale, la tua famiglia, l'interesse per quelle persone che puoi salvare, se tu vieni mandato via, magari chiamano qualcuno che è peggio di te. Quindi anche se soltanto un guarda i documenti e dai un timbro, è un universo incredibile che può funzionare solo come videogioco, non può funzionare come libro o come serie TV o come film, per cui adoro quando i giochi creano qualcosa che funziona solo in quel mezzo, e penso che se non giocate a videogiochi vi perdete un'arte incredibile nascente ora. Approccio molto più easy ai giochi, ho cominciato a giocare soprattutto quando facevo la tesi di laurea, perché come sfogo, siccome si craccavano proprio i programmi, abbiamo conosciuto Indiana Jones e l'ultima crociata, Civilization, che giocavamo su un 286, che io spero che voi non abbiate mai visto, che è un computer di una lentezza che per fare una mossa ci metteva 2 secondi, e Civilization dura miliardi di anni, per cui era una roba infinita. E a quell'epoca, di la verità, ma ancora oggi, il videogioco che mi è piaciuto di più in assoluto è Il Segreto di Monkey Island, in cui c'è un tipetto più o meno alto così, un candidato pirata, che c'ha il nome Guy Rush. Un nome assolutamente indecifrabile, per cui tutti gli opinano per il culo quando vuole diventare un pirata, e poi alla fine si ritrova a combattere contro un pirata vero, uno zombie. E la faccenda è molto divertente perché oltre ad essere un rompicapo serio, in realtà è molto ironico, cioè i Pirati dei Caraibi, per dire, hanno preso un registro che è molto simile a quello dei Segreti di Monkey Island, e a differenza quindi del videogioco che nominava Adrian, questo alla fine è diventato anche un film, nonostante non sia esattamente tratto da, però prende la storia piratesca così. L'ultimo videogioco che mi è piaciuto seriamente era un videogioco di puro sfogo, ed era Doom, perché in ambiente universitario mi immaginavo tutti questi ordinari che popolavano le cave, eccetera eccetera, e io che li facevo fuori uno dopo l'altro senza pietà. Sì, è uno strumento che per noi è molto importante, è un linguaggio che avvicina molto a temi turbulenti, cioè un po' difficili a volte, un po' ostici la maggior parte delle persone. Quindi all'interno del museo ormai praticamente quasi ogni sezione espositiva, che racconta ovviamente di storia, della scienza e della tecnologia, è accompagnata da dei supporti che possono sperabilmente trovare il gradimento di tutti i visitatori che vengono. Cioè, quindi quando progettiamo una soluzione di questo genere pensiamo ai ragazzini, pensiamo ai bambini piccoli, pensiamo agli adulti, pensiamo agli esperti, a quelli che vogliono saperne veramente di più. E ne abbiamo realizzati un po', ovviamente mi occupo soprattutto di quello che è spazio, mio spazio, e per esempio quando abbiamo realizzato l'ultima sezione, proprio insieme ad alcuni presenti in questo palco, abbiamo sviluppato questo, non so se è giusto chiamarlo videogioco, è un'attività che si svolge con le modalità di un videogioco, dove però lo scopo è quello di, faccio un esempio, per essere più chiaro, di scegliere una missione spaziale, se ne può scegliere una in un carnet di 6 o 7, e bisogna, diciamo, ingegnarsi per far sì che questa missione possa essere preparata in modo adeguato, possa partire, quindi non è che il lanciatore parte e si schianta al suolo,
e quindi deve anche arrivare nel punto in cui deve arrivare. Quindi diciamo ha tutte le modalità sostanzialmente di un'attività ludica, cioè io ho uno scopo da raggiungere, un obiettivo, metto insieme i vari pezzi e cerco di arrivarci a questo obiettivo. Ovviamente progettare una missione spaziale, sto facendo questo come esempio, non è proprio come dirlo. Quindi la sfida, soprattutto dal nostro punto di vista, è stato quello di prendere questi temi e renderli praticabili tramite questa metodologia, tramite questo linguaggio. E devo dire che quando poi giriamo per la sezione, vediamo sempre persone che sono attorno a questo enorme tavolone centrale, peraltro anche la posizione all'interno della sezione espositiva non è casuale, è proprio nel centro della sezione, c'è un monitor centrale con quattro postazioni attorno dove ci si può cimentare con queste cose. Però abbiamo anche altre attività, abbiamo di recente anche le nuove tecnologie di realtà virtuale che ci sono state anche molto utili durante il lockdown. Durante il lockdown, grazie proprio a queste tecnologie, siamo riusciti in qualche modo a rimanere un po' in contatto con i nostri visitatori, con il pubblico che ci segue, realizzando in realtà virtuale alcune, tra virgolette, visite guidate, se posso chiamarle così, alla Luna e al telescopio spaziale Hubble. Questo ovviamente è una cosa che si può fare nella realtà. Da parte potrei dirvi che adoro usare videogiochi direttamente di fantascienza, ma la verità è che adoro trovare modi per spiegare la scienza usando giochi che normalmente non avrebbero niente a che fare con la scienza. E la cosa divertente è che la maggior parte, il mezzo dei videogiochi permette di fare cose che nella realtà non potresti. Pensate ai Pokémon, giusto? Tutti amiamo i Pokémon. I Pokémon sono incredibilmente pericolosi quando li guardi dal punto di vista fisico di quello che fanno. Se esistessero, saremmo morti tutti. Prima di tutto perché, per esempio, Magikarp, che ve l'ho ricordato, Magikarp è il Pokémon più inutile, preso in giro sempre, eccetera, si trasforma in un drago d'acqua gigantesco. Ora, io, avendo vita sociale, cosa ho fatto? Ho contato quanti secondi ci vuole, quanto grande diventa Magikarp quando si trasforma in un drago gigantesco. Dato che per la conservazione dell'informazione non può utilizzare improvvisamente il nuovo Pokémon, deve rimanere quella massa, deve essere piena, non è che può essere un ologramma o altro, sappiamo che è lui fisicamente, ha bisogno di nuova massa, no? Deve prendere cose con cui costruirsi così grande. Ora, cosa succede? Se tu guardi quanto è grande e fai i conti con la stessa più o meno densità e massa di una carpa, io sono dovuto andare a cercare quanto pesano, quanto sono dense le carpe, quali specie di carpe, e fai il conto di quanto è grande alla fine, viene fuori che l'idrogeno che deve prendere per comporsi, perché la maggior parte di queste creature sono fatte di idrogeno come noi, come di acqua, prende l'idrogeno da chilometri di distanza che devono arrivare lì in frazione di secondo. La velocità è così alta e l'energia con cui dovrebbero arrivare è così alta che avresti praticamente una fusione nucleare continua. Ogni volta che Magikarp si trasforma in un drago di acqua distruggerebbe Tokyo completamente. Ogni singola città dove c'è un Pokémon potrebbe essere rasa al suolo da un momento all'altro da uno dei Pokémon che fa qualcosa. C'è un altro gioco che conoscete magari, Skyrim. Avete presente Skyrim? Ci sono lune gigantesche che sono nel cielo e stanno per cadere sulla terra. Ho calcolato quanto sarebbero grandi le maree, ma quello è in meno, perché ci sono i giganti che fanno qualcosa di ancora più divertente. I giganti di Skyrim hanno una mazza enorme e colpiscono continuamente il terreno, e c'è un glitch nel gioco per cui quando il gigante colpisce per terra vicino a te, tu vieni sparato per aria fino a quando il gioco non ti perde completamente di vista. Quindi tu sei un eroe alle prime armi e dici: io posso affrontare un gigante, cosa ci vorrà mai? Prendo la mia spada e vado verso quel gigante. Il gigante colpisce per terra e tu ti ritrovi fuori dal gioco, letteralmente. Allora cosa ho fatto? Ho messo sullo schermo, pixel per pixel, contando quanto doveva essere in alto, e ho poi diviso in frame quanto, a che altezza doveva essere arrivato, e mi serviva un'unità di misura. Ho scoperto dal manuale del gioco che i cavalli nel gioco sono stati modellati tutti quanti su un cavallo che esiste davvero. Quindi ora posso contare le dimensioni. Quindi sono andato lì con un cavallo, l'ho messo accanto al gigante, ho capito quanto è alto il gigante e ho contato quanto velocemente colpisce per terra. E per riuscire a colpire, se tipo io sono qui vicino, va bene? E lui è gigante, Luca colpisce per terra con la mazza, se io volo via, come fa a trasmettersi l'energia da lì a qui? Attraverso il terreno, con un'onda, giusto? Come il tappeto, che se muovete il tappeto così, l'onda, potete immaginare, arriva dall'altra parte e vi lancia
via l'oggetto che è dall'altra parte. Ora, il problema è che lì dovevo calcolare l'elasticità e come si muovono le onde attraverso il terreno. Libri interi di sismologia, che capivo metà delle cose che leggevo, però lì ho dovuto fare una media perché poi dipende dal terreno e quindi sono andato a cercarmi su cosa era modellato. Nord del Canada, vai a cercare i vari tipi di terreni, su che tipo di densità poteva esserci. Finisce tutto questo, ho calcolato l'energia con cui mi colpisce per arrivare in alto ed è più o meno l'energia di un Boeing 747 che colpisce il terreno, che è la cosa meno preoccupante in realtà, perché io ero così focalizzato sull'energia che mi sono completamente scordato del suono. E c'è un motivo, perché quando partono i razzi vedete che lanciano un sacco di acqua sotto il razzo, perché altrimenti il suono è talmente intenso che farebbe a pezzi il razzo, e quindi hanno bisogno di acqua per attutire il suono, se no il razzo stesso si autodistrugge solo partendo, solo per il suono, che è tipo la premessa migliore per un concerto rock. Tutti i concerti rock si rispettano, dovrebbero iniziare con acqua che viene sparata sul palco, perché sennò non riusciresti a sopportare quanto è figo quel concerto. Cosa succede? Che se calcoli il suono che produrrebbe quel colpo per deviare il terreno così tanto, la spararti in alto così veloce, è sopra 130 decibel. È talmente intenso che non ci sono, cioè è più della maggior parte dei terremoti che abbiamo avuto sulla Terra. È talmente intenso che tutti a Westeros, in tutte le direzioni, per decine di chilometri, perderebbero l'udito. Ogni singola volta che vedete un gigante che colpisce per terra, quella è letteralmente la cosa più pericolosa di tutto il gioco. Dimenticate che i draghi che sparano fuoco sono la cosa meno pericolosa di Skyrim. Se i giganti volessero, potrebbero conquistare l'intero regno così, solo colpendo, neanche arrivando alle città. Se arriverebbero, la città è lì, boom, morti tutti. Quindi questa è la cosa divertente per me della fisica e dell'astronomia applicata, della scienza in generale, applicata ai giochi che giocate. Potete prendere qualsiasi cosa vi piace e rovinarla. Trovare nuovi strati per vedere quanto sarebbe divertente o assurdo o meraviglioso se fosse nel mondo reale. Potete farlo con Half-Life, potete farlo con Overwatch, scusate, è quello che vi piace. Da Librera abbiamo iniziato a usare i giochi, non i videogiochi, ma i giochi sin dalle prime edizioni del Festival di Genova. Vi ricordo che 18 anni fa, ok, avevamo inventato un gioco di ruolo da fare dal vivo, cioè i ragazzi impersonavano i personaggi veri e propri. Loro erano Astro Detective e il punto era che qualcuno aveva rubato gli anelli di Saturno. E quindi loro dovevano sguinzagliarsi nel centro della città di Genova e individuare gli attori che impersonavano pianeti che avevano le caratteristiche giuste da cui recuperare gli elementi per ricostruire gli anelli di Saturno, ovvero un po' di roccia, un po' di ghiaccio, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato il nostro esordio, diciamo, nei giochi. Poi piano piano abbiamo utilizzato anche dei giochi da tavolo e l'ultima esperienza che abbiamo fatto l'abbiamo fatta grazie a Gianluigi Filippelli, che è lì che mi sta riprendendo con la telecamera. Viva. Perché Gianluigi è diventato iper esperto di un gioco che si chiama Kerbal Space Program. E Kerbal è sostanzialmente siamo su un mondo alieno e ci sono questi piccoli alieni verdi, molto bruttini a dire la verità, che devono costruire un programma spaziale. Si danno degli obiettivi, per esempio lasciare il loro pianeta o colonizzare altri mondi, e poi questi obiettivi li perseguono attraverso un gioco di simulazione che è sia di simulazione manageriale sia di simulazione di volo vero e proprio. La cosa più divertente naturalmente è lasciare che questi astronauti si spatacchino al suolo e facciano la finaccia, però diciamo il tutto si può documentare attraverso tutta una serie di quei noiosi grafici spazio-tempo, velocità-tempo, accelerazione-tempo, cioè quei tipici grafici della fisica dal liceo, e quindi questo gioco può essere veramente utilizzato in classe per spiegare queste stesse nozioni, queste stesse definizioni, ma davvero giocare. Quindi abbiamo fatto un concorso a livello nazionale tra Torino, Milano, Napoli, Bologna, con Altec di Torino, abbiamo avuto più di 1000 ragazzi che hanno partecipato, e insomma niente, poi alla fine i ricchi premi e cotillon. Però questa volta sarà davvero l'utilizzo di un videogioco fatto per questo tipo di applicazione e utilizzato per questa applicazione, quindi niente di drammatico, di drastico come Adrian ci diceva prima o come Luca suggeriva al museo. C'è questo personaggio che è Giovanni De Gioia Schiaparelli, astronomo italiano della seconda metà dell'Ottocento,
tecnica piemontese di origine, ingegnere, quindi non era neanche un astronomo in realtà, però vabbè, ingegnere che viene a lavorare a Milano e diventa direttore dell'osservatorio astronomico, è una persona molto in gamba. Capisce subito quando arriva che quell'istituto dove arriva, che è stato fondato un secolo prima, sul fine del Settecento, non ha più gli strumenti necessari per fare ricerca di punta, stiamo parlando di una ricerca di punta della metà dell'Ottocento, e quindi riesce a farsi comprare finalmente dopo un secolo uno strumento nuovo. Perché riesce a farselo comprare? Perché Schiaparelli, essendo piemontese, ovviamente ha dei percorsi di favore nei confronti del governo, sappiamo in quell'epoca da che parte tira il vento, quindi chiama i suoi amici a Torino, che all'epoca voleva dire chiamare i propri amici a Torino, e riesce a farsi finanziare il nuovo strumento. E questo strumento, che viene messo in una cupola dell'osservatorio, comincia casualmente, e la storia è abbastanza una storia un po' da fantascienza, un po' intrigante, perché casualmente, tutto questo casualmente, in una sera in cui non aveva un grande programma di osservazioni, comincia a osservare il pianeta Marte. Peraltro, cosa fortuita, anche in un giorno, in un periodo in cui Marte era particolarmente favorevole ad essere osservato, perché era particolarmente vicino alla Terra. Allora, ovviamente, se è particolarmente vicino, va da sé, si vede meglio. Lui in realtà lo fa solo per cercare di capire se lo strumento che gli hanno venduto è un vero strumento che merita il costo, oppure se... In realtà si rende conto che per osservare i pianeti, in particolare Marte, che in quel momento lui ha nell'oculare, è nel campo di osservazione, pare che lo strumento sia eccezionale. Ha un potere risolutivo, una nitidezza che non era prevista nel momento in cui è stato progettato. Questa sembra una trama in realtà, eh? Poi comincia a osservare il pianeta. Comincia a osservare il pianeta con estrema costanza, perché stiamo parlando dell'Ottocento, dove non c'erano i CCD, non c'erano macchine fotografiche. L'astronomo passava le notti in cupola al freddo quando faceva freddo e al caldo quando faceva caldo, con l'occhio attaccato al telescopio. Non c'era nessuno strumento frapposto tra l'astronomo e l'oggetto osservato, e con santa pazienza tutte le notti, per campagne osservative lunghissime, riportava sui suoi diari che cosa vedeva. E cosa vedeva su Marte? Vedeva delle cose meravigliose. Schiaparelli, nel fine dell'Ottocento, è un po' come Galileo all'inizio del Seicento. Galileo nel Seicento è il primo uomo a puntare un cannocchiale verso un oggetto celeste. Lo punta per esempio sulla Luna e vede delle cose che nessuno ovviamente aveva mai visto prima. La stessa cosa fa Schiaparelli. Lo punta su Marte e vede delle cose che nessuno aveva mai visto prima. Coincidenza, Galileo aveva fatto studi di disegno, doveva diventare pittore nella fantasia dei genitori, infatti è abilissimo nel disegnare. Schiaparelli è un ingegnere, quindi sa disegnare. C'è questo passaggio fra l'osservazione e il riportare quello che si osserva sulla carta. È un momento fondamentale, perché se io non capisco quello che vedo, non riesco a riportare sulla carta quello che vedo, è come se non avessi visto. La qualità vuole che Schiaparelli è un ottimo disegnatore, e osservando Marte con santa pazienza, tra caldo e freddo, per ore durante le varie notti, riporta per la prima volta nella storia dell'umanità l'immagine di un oggetto celeste che non è la Terra, che non è la Luna e che non è il Sole. Fa la prima mappa del pianeta Marte, la prima mappa scientifica, cioè realizzata in modo scientifico. Bellissima, meravigliosa, si trovano le immagini in rete, poi Stefano ci parlerà dei disegni originali che sono a Brera, però c'è un piccolo particolare, cioè che su quella mappa, che assomiglia vagamente a una mappa della Luna, cioè ci sono delle zone più chiare, delle zone più scure, no? Come ci sono sulla Luna, Schiaparelli, essendo scienziato, non può non riportare quello che lui osserva sul pianeta, che sono delle linee perfettamente dritte. E questo è un bel problema, perché se voi prendete una carta geografica della Terra e andate a cercare bene, tutto trovate tranne che una linea dritta. E com'è che su Marte ci sono delle linee dritte? Allora c'è poco da fare. Queste strutture, se sono perfettamente rettilinee, non possono essere di origine naturale, devono per forza essere di origine artificiale.
E quindi da quel momento, ovviamente queste osservazioni scatenano il putiferio sia in ambito scientifico che in ambito extrascientifico, perché voi capite che se su un pianeta che non è la Terra si ha la prova visiva che ci sono delle strutture realizzate artificialmente, siccome all'epoca nessuno ancora era andato su Marte, esattamente come oggi peraltro, è evidente che esiste una forma di vita extraterrestre, ma non neanche extraterrestre, marziana, ma non è una forma di vita qualunque, è una forma di vita intelligente, anzi di più, è intelligente e tecnologicamente evoluta, perché è in grado di costruire canali perfettamente rettilinei. Poi succede un disastro, la parola canali, che in Italia, in italiano, viene usato per descrivere sia i canali artificiali che quelli naturali, viene ovviamente tradotta in inglese in modo scorretto, loro hanno due termini, viene usato il termine che fa pensare che quelli siano canali di tipo artificiale, prima pagina su New York Times, esiste vita sul pianeta. Invito tutti voi a venire all'Osservatorio di Brera e a venire a visitare il Museo Astronomico dell'Osservatorio di Brera. Tra l'altro stiamo sviluppando un sistema di realtà aumentata che da febbraio in poi vi permetterà di animare e di esplorare gli strumenti che raccontano 200 anni di esplorazioni astronomiche dalla città. L'unica cosa che voglio dire è che Brera è proprio casa Schiaparelli, il telescopio originario a cui si riferisce Luca, da cui Schiaparelli inizia l'osservazione e l'esplorazione di Marte, è ancora nella sua cupola originale restaurato, così pure la cupola è restaurata, e se avrete la fortuna di beccare quelle domeniche in cui la cupola è aperta e visitabile, vedrete che la cupola è fatta tutta di legno, ci potete camminare nel mezzo, c'è tutto un insieme di suoni molto suggestivi e attraverso una manovella potete girare la cupola stessa e immaginare il tipo di esperienza che dovevano compiere gli astronomi a quell'epoca quando osservavano il cielo. Quindi di notte, freddo, fatica, con l'astronomo che se ne stava sdraiato sulla sua chaise longue a osservare il telescopio e l'assistente che girava la manovella. Quindi no, niente, dico solo questo. Quindi venite all'Osservatorio di Brera, si trova dentro il Palazzo di Brera, nel quartiere di Brera, in centro a Milano, quindi è iper suggestivo. E fra l'altro vi faccio notare che dentro Palazzo Brera c'è una pinacoteca, c'è un'accademia, c'è un orto botanico, c'è l'osservatorio, e tutti e quattro hanno in comune il fatto che hanno la luce al centro del proprio studio. Se ci pensate un attimo, è una roba straordinaria, è un palazzo tra l'altro costruito in epoca illuminista, per cui la luce ritorna e direi che qui si chiude il cerchio. Ultimissima cosa, quando Schiaparelli vede il comparire di questi canali potenzialmente artificiali, è nel momento in cui l'emisfero marziano osservato da Schiaparelli entra in primavera e in estate. Quindi è proprio lo sciogliersi delle calotte polari marziane che Schiaparelli vede con gli occhi al telescopio che determina questa creazione, questo flusso di acqua possibile nei canali. E Schiaparelli si chiede, ma perbacco, supponendo che questi marziani siano tutti ingegneri, perché dovrebbe interessargli portare l'acqua da tutte le parti sul pianeta? Se le potrebbero tenere loro, no? I primi che hanno l'acqua e quelli più vicini ai poli si tengono l'acqua, fine. E se fossero socialisti? E questa era la grande ipotesi utopistica di Schiaparelli applicata a Marte. E da qui, non so perché, ma i marziani sono sempre stati visti con un po' di sospetto. Oh, penso che sia un'ottima esperienza per avere familiarità con gli strumenti originali intanto, quindi potete vedere documenti originali come lettere di Schiaparelli, potete avvicinarvi ad argomenti che sembrano lontanissimi, ed è una bella sfida. Tra l'altro è molto bello perché l'epoca di Schiaparelli è più o meno simile a quella di Sherlock Holmes, per cui potete fare i detective anche voi e cercare di risolvere un mistero. Ci sono un sacco di puzzle che sono molto più complicati di quello che può sembrare all'apparenza, per cui è una bella sfida. Io l'ho completato in circa un'ora, quindi auguri, battete il mio re. C'è una classifica, quindi... Esatto, potete vedere il mio nome. Però è divertente, vale la pena, secondo me, e specialmente se lo giocate in tanti, perché se lo giocate in gruppo ognuno avrà idee diverse su come risolverlo e vi divertite e ridete un sacco.
ve lo consiglio. E poi l'altra cosa che vorrei dire è che, specialmente visto ai più giovani, fate game design. Davvero, potete farlo. Cioè, se vi piacciono i videogiochi, non è che dovete dire ah che bello giocare ai videogiochi. Potete fare i videogiochi. Davvero. Perché quando ero piccolo io era una cosa impossibile da fare, non c'erano accademie, non c'erano posti. Ora realmente ci sono aziende che ti formano, ci sono posti che ti... La cosa che io spero è che qualcuno ora che guarda questo possa costruire i giochi del futuro di divulgazione, e questo sia soltanto il primo passo di un'intera nuova saga di giochi che ci portino a migliorare il modo in cui parliamo di astronomia. Quindi, dai!